cari amici di Angoli, ben ritrovati. Come vi avevo anticipato nella nostra ultima puntata prima della pausa estiva, il mercoledì alle 19 continuerò ad essere in vostra compagnia perché continuano gli approfondimenti politici in collaborazione con Regione Lombardia. Proprio a tal proposito, questa sera è collegato con noi il dottor Gianni Antonio Girelli. Dottor Girelli, buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Allora, come ho detto, questi approfondimenti sono sicuramente occasione per arrivare nelle case dei nostri telespettatori, magari cercando anche di dare qualche chiarimento in più, visto che comunque la comunicazione in questo momento dà un focus particolare, continuando a seguire quello che è il destino delle vaccinazioni, per esempio. Lei si occupa da sempre della sanità nel suo ruolo all'interno appunto del Consiglio e quindi a tal proposito, a che punto stiamo in Lombardia con la prosecuzione dei vaccini? Riusciremo ad arrivare a questo famoso obiettivo a settembre in modo che si possa essere un po' più tranquilli? Ma io credo che la campagna di vaccinazione da un certo punto in avanti ha preso un percorso anche molto lineare, anche molto efficiente. L'intervento diciamo di Poste Italiane per quanto riguarda la gestione informatica in sostituzione della diaria, appunto la realtà regionale, le direttive del nuovo commissario hanno prodotto degli effetti sicuramente importanti. Certo, c'è da ora superare alcune criticità che riguardano la ritrosia di alcune persone a fare il vaccino. Io qua dico davvero vanno superate, perché è la strada che bisogna perseguire e bisogna prepararci ad affrontare la possibile campagna di vaccinazione autunnale, perché gli scenari sono ancora da questo punto di vista incerti e questo deve essere previsto con particolare attenzione, perché non dimentichiamo che attualmente tutto il peso della campagna vaccinale è soprattutto sulle strutture pubbliche, che però a loro volta hanno bisogno di essere rimesse in moto per l'attività sanitaria ordinaria, perché non è che il Covid ha sospeso le altre patologie. C'è quindi una criticità in questo senso, Girelli, perché comunque laddove ci si dirotta con grande impegno, come lei ha ben detto, sulla vaccinazione, però poi tutto il resto non cessa di esistere e quindi bisogna in qualche maniera continuare ad occuparsene. E questo è il messaggio effettivamente. Esattamente, è questo. Quindi bisogna capire come mettere in sinergia tutte le potenzialità per affrontare eventuali nuove campagne di vaccinazione. Certo, e questo credo l'impegno. Naturalmente, per quanto riguarda il suo punto di vista, lei ha sottolineato ci sono ancora persone che hanno una certa reticenza nel farsi vaccinare, altre ancora, soprattutto da quanto AstraZeneca è stato nuovamente messo sotto la lente di ingrandimento, che ora si trovano magari a ricevere una seconda somministrazione, anzi sicuramente con un vaccino diverso dal primo. In questo senso, secondo lei, la comunicazione ha avuto qualche lacuna, visto che ci sono tante perplessità e tanti non sanno più, insomma, come orientarsi? Guarda, io su questo proprio non ho dubbi. C'è stata una cattivissima informazione, perché io credo che di fronte a situazioni di questo genere ci vogliono dei comitati tecnico-scientifici che si trovano fra di loro, discutono di quello che devono discutere, devono fornire poi al decisore politico la sintesi e al decisore politico spetta la responsabilità di dirlo ai cittadini. Purtroppo molte volte queste fasi di confronto, di analisi, anche di opinioni che possono maturare nel tempo, invece che essere tenute all'interno per poi tradursi in una comunicazione semplice, sono diventati oggetto di comunicazione. Da qui anche un certo disorientamento del cittadino, che chiaramente si trova da una parte impaurito e preoccupato e non ha certo bisogno anche di questo. Naturalmente. Da qualche giorno abbiamo anche a disposizione il Green Pass, che ci consente di muoverci più liberamente, naturalmente all'interno dell'Italia ma anche al di fuori. L'Italia ormai si trova in situazioni appunto favorevoli per la possibilità appunto di spostarsi, però in realtà noi abbiamo ancora anche in questo caso una lacuna, nel senso che in Europa si richiede la doppia vaccinazione, mentre da noi il Green Pass
Pass si ottiene anche con una somministrazione, oltre ovviamente alle altre dimostrazioni di essere guariti piuttosto che aver ricevuto un tampone a brevissimo tempo. In questo senso, secondo lei, si ricade in una situazione di rischio? Si dovrebbe quindi avere una doppia vaccinazione? Ma io credo che sempre di più mi sembra che stia emergendo il fatto che la doppia vaccinazione è quello che mette al riparo anche delle possibili varianti e quant'altro, e quindi mi rendo conto che in un contesto di scenario europeo ci sia la necessità di avere questa come situazione ideale per permettere una mobilità delle persone più libera, appunto rispetto a quello che abbiamo dovuto patire in questi mesi. L'Italia, lei ricordava, ha dei dati che sono rincuoranti, hanno a che fare con la campagna di vaccinazione, appunto, che ha preso un percorso anche molto spedito, però mi viene anche da dire, con la responsabilità di chi ha dovuto tenere fermi alcune proibizioni per un certo tempo, e anche per la serietà dei tanti cittadini che si sono tenuti a quanto è stato loro indicato e chiesto di fare, con grande senso di responsabilità. Penso che queste componenti ci abbiano messo in questa condizione, ancora un po' di pazienza per poterlo fare a livello più generale. Mi auguro che anche in altri paesi ci sia la stessa capacità. Naturalmente sì, Girelli, però c'è anche un altro aspetto, perché ormai siamo in piena estate, quindi insomma, la mia attenzione in questo momento è soprattutto nei confronti dei giovani, degli adolescenti, che hanno trascorso lungo periodo comunque in lockdown, lontani anche dalle possibilità di socializzare. Quindi è estate, c'è voglia di stare insieme a tutti quanti, e forse fanno parte di quella categoria che insomma bisogna portare alla vaccinazione, perché poi a settembre ci ritroviamo di nuovo con le scuole che riaprono, con gli anziani che probabilmente saranno tutti vaccinati, speriamo, e quindi loro sono un po' il fulcro anche del successo a settembre di una ripresa che possa essere tranquilla, a parer suo. Che dice? Ma sono convinto anch'io di questo, perché al di là del messaggio che è sempre passato, devo dire che anche la casistica ha confermato della minore pericolosità del virus per quelle fasce di età, esiste il fatto di metterli in condizioni di poter tornare il più possibile in sicurezza di una vita normale, perché non va mai dimenticato che per i ragazzi l'esperienza passata di quasi 2 anni di fatto di sospensione di una vita di socialità è un fatto di grande impatto, perché chi ha la mia età lo vive con grandi difficoltà, ma in un contesto di vita vissuta che lo colloca in un determinato modo. Chi è nella fase di crescita e anche di maggior vivacità, esplosione della vita, si vede veramente chiuso, defraudato di un qualcosa che gli appartiene, perché a 50 o 60 anni l'anno o due di vita sono una cosa, a 15, 16, 18 sono un'altra. Quindi noi abbiamo proprio il dovere di metterli in condizione di poter tornare a una vita normale, poter tornare a scuola, poter essere giovani. Bene, io con questo saluto e ringrazio Gian Antonio Girelli per essere intervenuto ad Angoli. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, un saluto anche a tutti i telespettatori. Grazie davvero, grazie anche a voi per avermi seguita, e quindi vi ricordo, l'appuntamento sarà al prossimo mercoledì, sempre alle 19:00.